Sia lodato Gesù Cristo. Avendo come chierichetto il cantore padre Alessandro, non lo posso uccidere, visto che celebrare in diretta per i nobili, per se stesso, ma per non danneggiare l'opera. Pazienza, arriveranno tempi migliori. Ancora non c'è verso che io possa sfuggire alle dirette. Invito quindi i preti a venire fuori dalla setta bergogliana, così ci danno una mano. Vedete, questa mattina mi ha dato un passaggio una donna, una nonna, che abita qua vicino. Non ci conosce, non è del piccolo resto. Tuttavia mi diceva che aveva capito che Bergoglio è un falso papa. Se dunque una donna, diciamo così, qualunque, ha capito l'inganno del 13 marzo 2013, non vedo perché non lo possano capire i vescovi e i preti. Probabilmente i motivi del loro silenzio sono poco nobili, ma verrà un giorno anche per loro. E invito le sentinelle a pregare con più intensità, perché finora le loro preghiere hanno fatto poco. Ovviamente parlo un linguaggio paradossale, che non mi capiti poi di dover riparare quello che dico adesso con un'altra predica. Parlo un linguaggio paradossale. Se entro la fine dell'anno non siamo almeno 300 preti, invito padre Alessandro a sciogliere le sentinelle perché non servono a niente. E ora passiamo al Vangelo di oggi e vi chiedo perdono per la pochezza del mio dire. È uno dei Vangeli della risurrezione. Sinceramente non capisco perché l'abbiano messo oggi, perché nei prossimi giorni metteranno Vangeli della risurrezione precedente tradizione, mi spiego. Oggi, mercoledì dell'ottava di Pasqua, mettono la terza di Gesù. Domani mettono la petizione alla sabato mettono la Pietro e Giovanna vuota. Se divento papa un po' di ordine con queste apparizioni. Potevano sottolineare un cronologico più preciso. Non sta a me decidere questo. Oggi c'è questo e vediamo di tirare un po' di nutrimento spirituale. Padre Alessandro o chi potrebbe parlare per un'ora. Io ogni volta che ho detto che la risurrezione e la vittoria sul peccato e sulla morte non saprei aggiungere. Tuttavia qua tirerò fuori. Pietro va, ma noi possiamo tentare di capire. Gesù era già apparso due volte. Stando a San Luca, aveva detto loro di restare in città in attesa dello Spirito Santo. Aveva dato un'usanza temporale. Il tempo passava e non succedeva niente. Era sempre più vuoto e allora la bella idea era pescare. C'è anche un problema, ovvero solo un'ipotesi. Si può pensare anche che non sapevo come il tempo perché pregare preghiera di essere continuo. Ricordo che Gesù dice sempre e il Vangelo non può essere annullato, per carità, ma non si può stare sempre a fare preghiera continua, quella concentrata. Insomma, la preghiera in senso stretto non può essere continua. Bisognava pure fare qualcosa. Quello. E allora Pietro pensò di ammazzare il tempo tornando a pescare. Altri sei lo seguirono. Vuol dire che forse non tutti erano d'accordo o che gli altri cinque sono tornati ad altre faccende. Questi sette sapevano pescare e hanno seguito Pietro. Comunque sia, San Pietro è tornato in Galilea. Se ha fatto bene o male, non lo so. So che Gesù è apparso anche lì, in riva al mare di Galilea. Tralascio alcuni particolari, andiamo alla pesca miracolosa. Non è stata la prima, anche se alcuni esegeti, è una parola difficile, alcuni commentatori della scrittura, sono capaci di dirvi che San Giovanni ha trasferito nel dopo Pasqua ciò che gli altri evangelisti hanno messo prima di Pasqua. Sono stupidaggini, ma intanto le scrivono, o almeno mi pare di averle lette da qualche parte. Questa pesca miracolosa non poteva non ricordare qualcosa a San Pietro, cioè quello che Gesù gli aveva detto dopo la prima pesca miracolosa, cioè non temere, d'ora in poi sarai pescatore di uomini.
Pare a me di capire che Gesù abbia fatto capire a San Pietro questo: tu sei tornato a pescare pesci, ma il tuo compito è un altro, quello di pescare uomini, di salvare anime. E infatti, nella continuazione del Vangelo, ma che non c'è nel brano che abbiamo letto questa sera, Gesù dirà per ben 3 volte a Pietro: pasci i miei agnelli, pasci le mie pecore. Ora, non occorre una laurea in teologia per capire che le pecore non sono pecore, ma sono uomini da salvare. Questa lettura del Vangelo è rafforzata dai 153 grossi pesci. Su questo numero ci sono diverse interpretazioni. Io non ho molta simpatia per l'interpretazione simbolica dei numeri. Non dico che non siano importanti, personalmente non provo simpatia per la numerologia. Tuttavia, una di queste interpretazioni direbbe che 153 sarebbero i popoli allora conosciuti. Non mi convince, però rafforza l'idea che Gesù dica a Pietro: lascia stare i pesci e vai a pescare uomini. Questa lettura è rafforzata anche dal fatto che nell'apparizione di Gesù in Galilea, raccontata da Matteo, Gesù dà un forte comandamento missionario: andate, ammaestrate tutte le genti, battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutto ciò che io vi ho comandato. Dunque Gesù in modo discreto fa capire a Pietro ciò che dovrà fare: dimentichi per sempre i pesci e vada a pescare uomini. Ed effettivamente con la prima predica ne ha convertiti 3.000, dice, non dicono gli Atti degli Apostoli. Quello che ha fatto lui devono farlo tutti i vescovi, tutti i preti e nella misura del possibile anche voi. Voi per la cresima siete tenuti a diffondere e difendere la fede come veri testimoni di Gesù Cristo. Tuttavia, sapete meglio di me che oggi nella Chiesa c'è una situazione che definire particolare è un eufemismo. Oggi viviamo l'Apocalisse, la prova finale della Chiesa. Un lupo vestito d'agnello siede sul trono di Pietro. Quello che è successo il 13 marzo 2013 è qualcosa di paragonabile solo al peccato originale. È un inganno di cui molti non si sono ancora resi conto, anche perché a molti non interessa nulla di queste cose. Vivono come se Dio non esistesse e l'inferno fosse una fiaba per bambini. Figurarsi se a loro interessa il fatto che sia un falso papa quello che ora sembra il papa. Io non mi interesso di politica, per cui se mi dicessero che Mattarella o Macron sono stati eletti invalidamente, direi: non mi importa nulla, tanto anche questa mattina mi sono svegliato vivo e il sole è sorto anche oggi. Per molti cattolici è la stessa cosa per il Papa. Lo vedono come un capo politico o qualcosa di simile. Ma non è così, anche perché le conseguenze si fanno sentire. E non è detto che un domani il falso Papa ci costringerà, con la tecnica della rana bollita, cioè picca picca, a farci fare cose che non pensavamo. È ormai tempo di svegliarci dal sonno e se ci siamo già svegliati, aiutare gli altri a svegliarsi. Ecco oggi la nostra missione. Ma non dobbiamo predicare il Vangelo? Sì, ma cosa serve se converti un musulmano di Palermo per portarlo nella chiesa di Satana e per di più con il rimprovero dell'impostore che ti rimprovera se converti qualcuno? Non bisogna portare nessuno nella setta bergogliana. E allora oggi è urgentissimo aiutare la gente a svegliarsi, portare prove che l'impostore è un falso papa. Più siamo e meglio è. Come sarebbe bello avere un sacerdote, magari due per ogni regione, non in comunione con Bergoglio, ma che dico, 3 preti in diocesi, ogni diocesi, che chiaramente, ufficialmente, non siano in comunione con Bergoglio. E invece in Italia ufficialmente siamo solo 4. Tutti scomunicati tranne me, ma in compenso ne ha 2 Padre Alessandro, quindi i conti tornano. Ci sono battesimi, matrimoni, cresime, c'è un lavoro massacrante da fare. A dicembre siamo scesi da non so dove per un matrimonio in Calabria, per poi risalire al nord quasi il giorno stesso. Così non può durare a lungo. Cosa dovete fare voi? Scuotere tutti i preti che conoscete, magari anche i vescovi, perché vengano fuori. Non si può essere in comunione con l'impostore, con il vicario di Satana,
Siate insistenti, siate come le zanzare, come le zecche, parlateci, date loro dei libri, invitate ad ascoltare Radio Domina Nostra. E oltre ai preti anche la gente, soprattutto quella che va a messa e ha dei dubbi. Quando un prete si vede svuotare la chiesa perché entrano nel piccolo resto, si farà venire dei dubbi. Io oggi ringrazio Filippo, che è un guerrafondaio, ma comunque lo ringrazio per la sua insistenza, che era veramente come una zanzara con me. Il Signore si è servito anche di lui per farmi lasciare Bergoglio. Non che io avessi simpatia per Bergoglio, non l'ho mai avuta. Però era il Papa. E invece no, non è il Papa. Lo so che molti non vi ascolteranno, ma non importa. Molta più gente saprà che qualcuno dice che quello non è il Papa. Io penso che quella che mi ha dato il passaggio questa mattina, con qualche informazione in più, entrerà nel piccolo resto. I mass media purtroppo sono in mano della massoneria, ma la verità piano piano si fa strada. Nulla, neanche Bergoglio, può fermare la verità. Oltre a questa attività sempre più decisa e capillare, pregate molto, perché molti, soprattutto preti e vescovi, siano illuminati. La preghiera può molto. La battaglia di Lepanto, e non solo quello di Lepanto, anche quella di Vienna e tante altre, si è vinta anche con i rosari. Una sentinella ha molto pregato per me e la ringrazio. Non è una decisione facile da prendere, perché il mondo intero ti si mette contro. Ti tolgono la parrocchia, ti buttano fuori dal convento, ma se questa è la verità non c'è altro da fare. Coraggio, vi voglio tutti più attivi nel tentare oggi la pesca miracolosa con l'aiuto di Gesù risorto. Buttate la rete dalla parte destra e troverete. Fate tutto il possibile, Dio ci verrà incontro. La situazione cambierà, non può durare a lungo così. In un'ora Dio lavora, dicono in Sicilia. Gettate le reti e non abbiate paura. Dio e la Madonna sono con noi. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato.